Valorizzare i tesori nascosti dei piccoli borghi dell'entroterra affinché vengano riscoperti dai turisti mediante esperienze uniche. E questo è l'obiettivo di Excover, un progetto europeo di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia. In questi giorni è la sua conclusione. I nuovi itinerari sono stati presentati dal GAL Montefeltro. Si tratta di percorsi tra cultura e natura, in particolare nelle terre dei comuni di Belforte Alisauro, Lunano e Sasso Corvaro Auditore. Ci siamo concentrati su questi tre comuni per andare a identificare le risorse turistiche già presenti in realtà, che già esprimono un loro valore ma che ancora non sono state sufficientemente valorizzate nel mercato perché non ancora conosciute. È un progetto che comunque è una parte del lavoro che svolge il GAL Montefeltro per accompagnare, come dicevo, la crescita di tutti i propri comuni, tutti i propri 27 comuni. Gli itinerari sono stati sviluppati attorno a due macro tematiche: da un lato arte e cultura, con la visita a monumenti e castelli, pievi e chiese; dall'altro lo sport e il relax, dal trekking all'equitazione fino alla canoa grazie al lago di Mercatale. Il tutto senza dimenticare l'enogastronomia, con eccellenti produttori di miele e birre artigianali, tartufi, olio e formaggi. Il turismo è un segmento, diciamo, un settore importante, che noi cerchiamo di sviluppare anche realizzando progetti come questi, dove la natura, le caratteristiche di questo nostro bel territorio rurale, che è cultura, natura, sono asset fondamentali per lo sviluppo, per la crescita, per l'attrattività di questo territorio. Il nostro entroterra ha tanto da offrire ai turisti, ha dichiarato il presidente della provincia Giuseppe Paolini. Mi auguro che chi raggiungerà il nostro territorio possa essere attratto anche dai percorsi proposti e approfittarne per visitare le aree interne e i piccoli grandi gioielli che si racchiudono. Credo che oltre alla rivalutazione storica del collegamento che c'era tra le due sponde, il turismo sia una cosa che, portando delle persone nel Montefeltro, nell'Alto Montefeltro, possa far conoscere la bellezza del nostro territorio, e mi auguro che poi anche noi si vada in Dalmazia, che è veramente, veramente molto bella. Per cui mi auguro che abbia successo. Il progetto presentato dal GAL è molto interessante, a dimostrazione del lavoro fatto dai tecnici del GAL Montefeltro.